Probabilmente Malpezzi comincerà a traballare sulla sedia. Però Ho un adesso ottimo onestamente equilibrio, Candiani, adesso stia onest è un tranquillo. ottimo equilibrio lei, ma non la sedia su cui è seduta. Ma non lo so. Guardi che se le sedie garantisco io per le poltroncine, garantisco. Per le poltrone non puoi garantire, però. Sto parlando ovviamente di quali parlamentari, Sì. la sua poltrona di parlamentare, ovvio. La questione è chiaro che necessita di un minimo di analisi, perché non è che va presa superficialmente così. Io ho l'impressione che per molti aspetti il Movimento 5 Stelle resti prigioniero di quei sistemi teorici che, costruiti nella teoria, poi nella pratica sono molto più difficili da applicare. Perché è chiaro che Pizzarotti ha una situazione differente da quella da Nogarin, non ci sono dubbi, come possono esserci altri amministratori. E chi oggi amministra si sottopone a dei rischi, anche in termini squisitamente proprio di responsabilità da prendersi, Sì. notevoli. Però c'è una questione di trasparenza, ecco, questo lo dico alla senatrice Fattori, di cui ho massima stima. È chiaro che se si fa streaming in pubblico lo si fa in ogni circostanza. Pizzarotti cerca un confronto e non lo trova, questo non è un buon segnale. Dà più l'idea più di un confronto mancato, volutamente mancato, perché è un personaggio scomodo. E Pizzarotti certamente non è un sindaco facile da gestire. Peraltro mi piace ricordare a Malpezzi che qui, diciamo, dobbiamo stare tutti cauti nel muovere critiche sulle gestioni democratiche nell'altra parte, perché lei è un partito che decide a seconda della convenienza se candidare dei condannati piuttosto che gente che viene ripresa a fare scambio di voti o comprare i voti alle primarie e poi vengono candidati, nel caso specifico quello di Napoli, o ci ricordiamo cosa è successo con De Luca. A seconda della circostanza, il reato o la presunzione di reato rende incompatibile la candidatura piuttosto che diventa conveniente. E l'ultima immagine che esce è quella di un Renzi che dice un po': beh, insomma, se ci portano tanti voti, possiamo anche far finta magari di niente. È un Renzi molto verdino, ecco, questo sì.